Kate Middleton e la maestra di George hanno qualcosa in comune. Nel primo giorno di scuola di George, tutta l'attenzione oltre che per il principino era per la sua maestra. Giovane e bionda, indossava un abito rosa dall'effetto déjà vu. Così simile a quello che, tre anni prima, una certa Kate aveva sfoggiato e. Le scelte stilistiche dell'insegnante. Arrivato alla Thomas Battersea per mano a papà William, il piccolo George è stato accolto dalla sua maestra. Che, bella e impeccabile coi suoi capelli biondi romanticamente raccolti, indossava un abito rosa, con ballerine Tom Surton. Ma, ad attirare l'attenzione, è stato proprio il vestito di Miss Aslam, questo il nome della maestra, che agli occhi di tutti aveva un che di familiare. E, in effetti, quell'abito da 250 sterline firmato a Tama, e acquistato da L.K. Bennett, un negozio in cui anche la duchessa di Cambridge è solita fare shopping, assomigliava tantissimo al vestito che Kate Middleton sfoggiò in Australia nel 2014. E che era, in quel caso, una creazione di Alexander McQueen. La stilista Nicole Kerr è convinta che, quella della maestra, non sia stata una scelta casuale. La prima impressione che ho avuto, è che la signorina Aslam abbia fatto un notevole sforzo. Non solo per la spesa affrontata, che è comunque considerevole per un insegnante al lavoro, ma perché scegliere L.K. Bennett è stato un modo insolito per fare i suoi complimenti alla duchessa. Lo sapeva benissimo che, per lei, quello sarebbe stato il giorno giusto per brillare. Ma ha voluto farlo rimanendo discreta, per non distogliere l'attenzione dal piccolo George, ha dichiarato la stilista. Inoltre, quel vestito aveva uno stile e un colore insolito per una maestra. Una scelta meditata, quindi, a sentire lei. Un'ipotesi rafforzata dal fatto che anche per le scarpe, la Aslam ha scelto un negozio molto amato da Kate. Da quando il nome della scuola è stato reso noto, la stampa si è subito cimentata nella rincorsa al dettaglio, per conoscere quanto più possibile sul luogo scelto per l'educazione del primogenito di William e Kate. Persino il menù è stato reso noto. Ed è davvero un menù degno di un ristorante stellato. Tra i piatti che George e i suoi compagnetti potranno gustare, vi sono pietanze a base d'agnello e di salmone. Ogni trimestre, il team del catering sviluppa tutta una serie di proposte e di piatti all'insegna del mangiare sano, per garantire ai bambini l'apporto di tutti i nutrienti ma anche per appagare la loro vista, racconta Mark Nibman, catering manager alla Thomas. Il menù cambia al variare delle stagioni, prepariamo piatti più leggeri per quando fa caldo, e piatti più sostanziosi durante l'inverno. Oltre ai pasti principali, la scuola fornisce ai suoi allievi uno snack di metà mattina, generalmente latte biologico, oppure acqua e frutta fresca, e offre loro un buffet di insalate fresche, zuppe e pane preparati in casa, un piatto principale a base di proteine e un menù ad hoc per chi è vegetariano, ma anche per chi è allergico a glutine e latticini. Qualche esempio di piatto? Filetto di merluzzo in salsa di formaggio, involtini di prosciutto e di tacchino in pasta sfoglia, costine di maiale fatte al barbecue, couscous e quinoa, bruschetta di pomodoro e avocado. Senza dimenticare le torte, preparate nel forno della scuola. E a disposizione dei piccoli golosi.